Allora, can I support? Abbiamo tre main support in team. I also main support, by the way. Mamma mia. Che E chi lobby è questa con la sfigata. stellina? E sei tu! Bella King. Bella Smoke, grazie per i 4 mesi. Lo sto prendendo come persona un po', anzi, involvo zero energia e zero cazzimma. King, a volte è veramente la overstimolazione. A me, ad esempio, questo effetto me lo fa Instagram. Instagram, che è una cosa che subisco e basta, mi fa veramente male all'anima. Ti dico, magari staccati un po' dalle cose e riprendi un attimo per rifiatare. A volte veramente basta fare un bel respiro e dire ok, come stanno le cose davvero e farle. Se sei onesto con te stesso, di solito sai come risolvere i problemi. Lo disse perché nel 42 stavamo per vincere e invece abbiamo trovato l'endgame. Più che stavamo per vincere, eravamo l'alleato sfigato di quello che stava vincendo. Noi eravamo. Dove abbiamo messo mano, abbiamo fatto abbastanza male. Allora, giochiamo mid lane, qualcosa che faccia doggiare, tipo un Lucian. Perché se giochiamo tutti di carry, le chance di dodge sono ancora più alte. Il mio Lucian non è luminoso, è nero. E si va a doggiare. Risettiamo la coda, ragazzi, perché era veramente un pessimo matchmaking. Tre supporti in una lobby è una truffa a pedali. Cosa vi posso raccontare di bello? Boh, la ragazza con cui mi sto frequentando le cose vanno abbastanza bene. Abbiamo una specie di open relationships. E ieri ho conosciuto due sue amiche. Lesbiche, e mi sono subito vantato di avere degli amici gay anche io. Nel senso che fate orge? No, no, non ho mai detto una roba del genere. Erano molto simpatiche, mi hanno fatto molto ridere. Le ragazze simpatiche sono rare. Però le lesbiche tendono ad essere più simpatiche, ho notato. Cioè, io ho un'amica lesbica che mi fa morire alle risate. Dice una roba battuta? Ma erano semplicemente spiritose. Quello che dicevano era divertente. Facevano cose anche stupide. Anche le cose non divertenti erano divertenti. Richiede l'abilità nell'essere divertente con la demenza. Tipo Deidara, tipo Maccio Capatonda.
sono un attimo stato. Allora, Zach Ivern, Anyday, il Bandy Poppy. Ma leviamolo. Per quanti soldi lo esce live? Per quanti soldi perdo il mio lavoro? Ma dai, 500.000 euro? Sono pochi. Non so quanto campo con 500.000 euro. Incredibile. Non riesco a campare tutta la vita. Xayah, Kalista. Allora, non è semplice qui draftare. Un po' pochi se pensi anche a dignità. Ma scusa, su OnlyFans lo fanno tutti. Poi io in realtà mi spoglio molto facilmente. I miei amici hanno tutti visto il mio pene. Giocavo Blitzcrank, credo. Poi, interessante questa cosa. E dire, mettersi a nudo è qualcosa di indegno, di cui vergognarsi, eh? Ci dovrei riflettere. Perché di base mi vergogno anche io. Ma è giusto che provi questo sentimento? O è qualcosa che è così perché me lo hanno detto gli altri? Come esempio le donne che non devono mostrarsi, il décolleté è volgare o una minigonna è volgare. Ci sono delle cose che ricevi con l'educazione, però non è detto che sia così, no? Quindi questa roba che della dignità magari non ci ho manco pensato. Quando 50 anni fa? Beh, 50 anni fa però era così, diciamo la stessa identica cosa. Sei indegno, non sei degno. Perché mossi il décolleté. Quindi magari fra 20 anni diranno il cazzo. King, vai, tiralo fuori, King. Sei un figo se lo fai. Sei un insicuro se non lo fai. Potrebbe ca cambiare il costrutto sociale. Quindi, ma la mia era una provocazione, era solo per dire, questa cosa che tu mi dici, che è una cosa che non ho dignità. Lo pensi tu o te l'hanno fatto pensare? Cioè ci hai riflettuto bene? Perché magari ci rifletti e poi arrivi alla stessa conclusione, ovvero che è una cosa che dovrebbe creare vergogna. Io vedrei il pene come un pene. Il pene è un pene. Al massimo mi preoccuperei di un altro fatto, il fatto che il mio pene lo vedano dei bambini o delle persone che sarebbe meglio no che non vedano il mio pene. Questo è un altro problema però. E allora là dico, ok, ci sta. Allora, per proteggere quelle persone non mi spoglio. Ma se qualcuno vuole vedere il mio pene, mi dovrei vergognare di farlo vedere a uno sconosciuto? Stai delirando? Stavo solo riflettendo su una cosa molto strana. Perché, ad esempio, nello spogliatoio vedere i cazzi degli altri è considerato la cosa più normale del mondo, anche con sconosciuti. A me fa schifo? Ok, ma per molti è la norma. Per molti è la norma, ragazzi. Giocherei Blitzcrank qui, ragazzi.
Ne. Siccome dici così perché hai sotto la mazza, non ti vergogni di quello che pensa gente. Chi lo ha piccolo si fa più problemi perché la società giudica. Sì e no, perché non penso che il problema sia l'averlo piccolo. In Corea del Sud il 95% ce l'ha piccolo. E a quel punto è la norma averlo piccolo. Quindi non penso nemmeno sia un discorso di dimensioni. È un discorso di paura del giudizio degli altri. Io potrei vergognarmi anche della mia faccia. Esistono i micropeni. Comunque, ragazzi, penso sia veramente un discorso interessantissimo, ma dubito che lo risolveremo adesso, no? Il mio consiglio è di non far vedere il pene a chi non ve l'ha chiesto. Ma non per un discorso di dignità personale, per un discorso di rispetto nei confronti dell'altra persona. Mi mandi il pene in DM? Questo è un altro problema. Se qualcuno vi chiede di vederlo, non so. Nel mondo online sconsiglio di mandare foto perché possono essere utilizzate per ricattarvi. Impossibile, fidati. Dice questo perché mi è capitato. A me è capitato da bambino, sì. Da 17 anni. Non ero bambino, ero ancora scemo. Alright, let's go. Allora, ci abbiamo un matchup molto difficile, Draven Brown, non semplice per niente. L'hai mandato così tante volte da non sentirti minacciato? Soprattutto ragazzi, vi prego di non mandare il pene a ragazze sconosciute che non ve l'hanno chiesto. Questo vi scongiuro di non farlo. Che pudico che sei, ma non è una questione di pudicizia, è sempre rispetto dell'altro. Alcune ragazze non gli cambia assolutamente nulla di vedere un pene, per altre è un trauma. Ad altre fa semplicemente schifo, ma perché dovete farlo? È una power move? Ti esco il cazzo in chat? Non lo so, non capisco nemmeno bene la dinamica, non mi sono mai soffermato a pensare di mandare, cioè non ci ho manco riflettuto. È eccitante? Per me è folle, ragazzi. Anche questo è un costrutto sociale. No, no, ci sto riflettendo sopra. No, non sono minimamente influenzato da quello che la società dice. Dici che devo flashare? Wow, finita bene. Chissà se possiamo uccidere Draven, possibile, eh? A
Aspetterei magari il livello 3 e 2. Ma sono molte esperienze, purtroppo. Chissà se si crea un buco qua. Speravo di mettere una E di Brown, non ce l'ho fatta. Se che abbiamo Draven, non è detto che lo uccidiamo. C'è un buco su quel mio. Non voglio fightare. Alcuni gravi si fanno per ridere, altri si fanno per uccidere. È importante capire la differenza, perché in una tu vai all-in, nell'altra semplicemente dai fastidio. Giocare Blitz mi abbia aiutato in ambito sessuale. Giocare Blitz non credo mi abbia aiutato in ambito sessuale. A meno che non lo rapporti al fatto che mi ha aiutato con il lavoro, che mi ha aiutato a chiamare qualche volta. Ma nella performance del sesso non penso mi abbia aiutato Blitzcrank. Poi magari mi ha aiutato, non lo so, eh. Allora, Tabby e qui ci piacciono molto perché c'hanno 3 AD pesanti. Come li faccio? Vado mid lane. Hai fatto sesso con un collega di Twitch? Sì. Voi mai siete così curiosi sull'aspetto sessuale? Siete proprio delle pettegole. Non muore. Potremmo morire noi. Qual è la leggerata migliore? Non credo che l'exo ci aiuti. Ok. È il flash secondo voi? No, se non è il flash bello, però non muore. Contentiamoci. Abbiamo i tabby, ricaricabili. È la tua coppia party in che senso? Nel senso che non sono fidanzato. Però ci stiamo frequentando. Senza avere, come dire... Senza avere... Degli obblighi. È uno del tuo team? È uno del mio team, sì. È un ragazzo. A meno di 14 anni. Allora. Premiamo il flash. Vorrei guardare qui. C'è un buco? Ci potrebbe tranquillamente essere un buco.
Però mi aiuta troppo. Ha paura, vabbè. Perché questa canzone dice parmigiano? Dice black and yellow. No, non sento parmigiano, anche se ci provo ad ascoltarlo non lo ascolto. Qui possiamo uccidere Draven, questa è proprio una classica situazione dove Draven muore. A breve avrò nel 6. Questo era un grab per ridere. Era uno scherzo amichevole, giocoso. Questo volevo uccidere. Il mio volto 3 non muore, comunque questo. I tilted. Buona a sapersi. Questa musica è proprio ignorante. Ah, questo game lo vinciamo comunque. E il game di prima, ragazzi, secondo me era molto squilibrato. Questo ce lo restituiscono. Il Frozen mi piace molto come idea. Lo builderò. Lo buildo spesso su Blitzcrank, ma a suo giro approvato. Non può rimanere così calmo dopo il grab, così sei troppo forte. Aspetta. È che non mi viene naturale. È brutto dire, ma sono così abituato a fare questi grab che ora non me ne accorgo manco. Oddio, se prendevo quello mi facevo una 6. Allora, ci potrebbero essere nemici qua dentro. Sono veramente torregrizzato di fecciccare questa zona. Questa è la tipica marca da Polcano. Qui ci dovrebbe essere Ivern. Mamma mia, sto giocando bene, ragazzi. Dovrebbero giocare per Drake, amici, il mulino bianco. A me va bene anche grabbare Brown. Ho cringiato, non andava bene grabbare Brown. Non siamo chiaramente levabili per nessun motivo al mondo. E li ammazziamo. Il 2v2 lo vinciamo. Ci abbiamo solamente il problema di Brown. Ma se... non muore. Ivan è topside. Questo ingaggio. Col silence non ha potuto usare lo scudo. L'ho usato quando stava per cadere. Così l'ho premuto, ma lei non è andata. Sono piccole cose, magari non le notate, però fanno una grande differenza. Oh, Avamok mi ha scritto questo. Avamok Zmuola Fazaka Bratti Ivernovi Blue Buff. Ivernovi Blue Buff mi ha detto sto pezzo di merda. Non credo sia napoletano. Secondo me è napoletano. La mia parola contro la tua. Non mi dire fidati, non è napoletano che sbrocco. Morto.
muoio io. Io non muoio, io non muoio, io non muoio. Come nei film, come nei film. Eh? 1-17. 21 Pilots, minchia ragazzi, mi sono fissato con questo gruppo. Il miglior gruppo dell'anno, del mondo. Interessante questa cosa, infatti. Vabbè, possiamo lasciare pushare Jinx. Grabbabile lui perché non c'ha... Ah, che sfiga. Antisinergico. Comunque, quando giochiamo Blitzcrank le partite sembrano davvero facili. Secondo me sono più forti rispetto agli altri campioni con Blitzcrank. Cioè, lo gioco meglio di Poppy. Di ultimo, secondo me no. Però flashasse, bravo, ho fatto anche ciò. Oh, il grab arti angolo. Lo sapevo che non avevi missato. È più un allenamento questo che altro. Cioè, volevo vedere se arrivava in quel punto il mio mouse. Ma perché non sono mosso con gli occhi? Questo è un gran posizionamento. Oh, Iron. Nice. Non facile qua che la barra il più buono in mezzo a 10. Frozen è fortissimo su partire. Allora vorrei testare se riesco a fare qualcosa di carino. È un bene, no? È giusto quello che ho fatto, è correttissimo. Anche se la torre non è andata. GG well played. Hai lasciato la sola di carry? Ah, questa cazzi suoi, mica cazzi miei. Poteva non farlo, mica ero obbligato a morire, eh. Onoriamo chi? Velvet, Jinx. Mi sono piaciuti tutti quanti. Onoro Jinx. Perché c'è stata una buona intesa con lei. Mi dovrebbe arrivare qualche honor per questa partita. Minchia, ha fatto più danni di kill l'altro. Credo che mi daranno degli honor. Sono abbastanza sicuro di questo, no? Non volevo metterla oggi perché il mood era abbastanza buono, ma... mi sa che la metteremo anche oggi.